Il gol più bello mai realizzato da Pelé è stato visto solo dal vivo. Il 2 agosto 1959, a soli 19 anni, ma già da campione del mondo, dopo il trionfo del 1958 in Svezia, Pelé affronta col Santos allo stadio Conde Rodolfo Crespi il Club Atletico Juventus, match valevole per il campionato paulista. Orey va in porta con quattro strepitosi sombreri, quattro pallonetti uno dietro l'altro, senza far mai toccare terra al pallone, con difensore e alla fine portiere scavalcati prima di depositare in rete di testa. Un gol di cui non esistono documentazioni filmate, ma che in Brasile è stato tramandato talmente tante volte da essere poi ricostruito digitalmente con l'approvazione dello stesso Pelé, che confermò la veridicità dell'azione in ogni suo particolare.